Siamo con Claudia Pauselli che di questa avventura è stata testimone, testimoniale e protagonista. Come è nata questa bella storia da Rieti Centro d'Italia? È nata soprattutto con l'impegno grosso di Mariano Gatti, diciamo il promotore è stato veramente lui, con la sua voglia di fare e comunque di dare un impulso diverso a questa città. E ha trovato poi terreno fertile sia nel comandante sia negli assessori e ovviamente in me, che tra l'altro ho una passione anche per il sociale, quindi un lavoro di polizia municipale che sia diverso dal solito controllo di viabilità o di soste. L'impegno sociale, che reputo, sia molto importante e che soprattutto dà una veste diversa alla visione della polizia municipale, che non è soltanto, un mero agente, ma, si immette nel tessuto sociale della città. E questo bel titolo, Io metto le ali, che tra l'altro è nata dalla nostra comune avventura, Sì. stavamo riprendendo un percorso urbano fra mille ostacoli dell'amico Mariano Gatti, e di fronte all'ennesimo ostacolo Mariano disse: e adesso che fare? Devo volare. Io gli dissi: vola. Lui cominciò a muovere le braccia e lì è nato questo bel sogno. Sì, diciamo proprio dalla casualità poi vengono fuori le idee migliori, perché è vero che si possono anche programmare, ma quello che ti trovi davanti al momento ti dà uno sprint in più, un'idea in più, un bisogno in più da poter realizzare. Volare è possibile attraverso i sogni, ma qui c'è un impegno concreto, insomma, visibile anche attraverso la predisposizione di percorsi mirati, una cartellonistica adeguata, insomma, tanti tanti impegni, tanti gesti concreti per realizzare il discorso di io metto le ali. Sì, speriamo, di poterlo realizzare al più presto. Può essere un auspicio di, un anno nuovo, da cominciare, in un modo più sereno e sicuramente più fattibile per la città. Una parte dei percorsi sono già, vivibili, ma con mezzi diversi che può usufruire di un percorso e venire a Rieti proprio per vivere la città, in un modo più sereno, più tranquillo, con percorsi dedicati. Per concludere, Claudia, che cosa hai scoperto accompagnando Mariano Gatti nel suo peregrinare tra i mille problemi di una città in cerca di un futuro in cui l'eguaglianza non sia una parola, ma sia qualcosa di concreto? Beh, ho scoperto una grande sensibilità e ho scoperto soprattutto veramente le difficoltà che hanno queste persone nell'affrontare tutti i giorni la città. Noi ancora non abbiamo fatto un servizio sui mezzi pubblici, ma nessuno dei mezzi pubblici di Rieti è dotato di pedana. Ci scontriamo con una realtà e diciamo che sì, io forse l'ho visto dall'alto di Mariano Gatti, ma ho cercato anche di abbassarmi sulla sua sedia a rotelle per verificare queste cose e veramente è stata un'esperienza straordinaria. Grazie di cuore a Claudia Pauselli, quando l'istituzione ha un'anima. Grazie di cuore. Grazie a voi.